può capitare di avvistare anche in ambiente urbano dei serpenti? Spesso c'è un po' la paura, la vipera, il serpente pericoloso. In realtà in Italia appunto la vipera è praticamente l'unico serpente che ha un veleno che può avere degli effetti anche importanti sul fisico umano, ma allo stesso tempo sono tutti animali utili per gli ecosistemi, importanti, degni di essere conosciuti e rispettati. Ed è quello che fa il nostro esperto di animali con cui ci colleghiamo, Andrea Lunerti, che spesso li va a recuperare per liberarli nuovamente poi in natura, lontano dai problemi. Eccolo Andrea, lo vediamo già con un biacco in mano. Ciao Andrea, ben trovato. Non lo sentiamo però, vedo che sta parlando ma non arriva l'audio qua, almeno quantomeno qua in studio. Non so se sia un problema tecnico, non ti sentiamo Andrea. Vediamo un attimo se riusciamo a riconquistare l'audio del collegamento. Intanto accennavo che lui è in collegamento con noi, intanto dalle colline dove vive, dove è nella sua fattoria di Morlupo vicino a Roma, e aveva in mano proprio un bellissimo adulto di biacco, che è uno dei serpenti più comuni, se vogliamo, da avvistare anche in ambiente urbano. A me è capitato tantissime volte, oltretutto mi è successo una volta proprio in mezzo alla città di Genova di incontrarne uno che si era avvoltolato nelle ruote di un'auto, per cui succede un po' a tutti, no? Sì. Sia che si abbia l'occhio per i serpenti, sia che non li si abbia, insomma, in ogni caso sono animali che possono essere incontrati. Mi dicono che abbiamo riottenuto il collegamento anche audio con Andrea. Sì, Andrea, mi senti ora? Soprattutto ti sento io, sì, forse? Io ti sento molto bene, mi senti? Eccolo, eccolo, ciao Andrea, ben trovato. Sì, eccolo. Allora, dicevo, proprio io stesso l'ho catturato di notte, si era introdotto all'interno di un quadro elettrico di un agriturismo, rischiando di far succedere un vero e proprio blackout, ma sono stato fortunato che l'ho trovato subito ed era passato attraverso i tubi, quelli che servono a far scorrere i cavi. E oggi gli restituiamo la cosa più bella, la libertà. Io lo faccio di solito sugli alberi, perché molte persone mi scrivono e mi dicono: ma come facciamo a volte, perché questi serpenti si introducono, addirittura si arrampicano nelle balconate, nei terrazzi? Perché si tratta di un serpente arboricolo dalle grandi capacità di arrampicarsi, e adesso ve le mostro mentre, sì, lo liberiamo. Facci vedere, ovviamente, diciamo a tutti. Certo, eccolo. Certo, facci vedere la liberazione di questo bel biacco, così lo lasciamo tranquillo poi. Tanto tu, giustamente, essendo anche un animale assolutamente innocuo, anche un grande mangiatore anche di topolini, lo liberi giustamente, eccolo, nella tua fattoria, in modo che possa svolgere anche un loro ruolo ecologico, diciamo. Ecco. Sì. È andato, adesso non lo vedo in questo momento, non so se si è salito, se si è lanciato per terra da qualche parte, però insomma ha ripreso la libertà. No, è sull'albero perché siamo in sera, domani termoregolerà, quindi acquisirà i raggi solari, si riscalderà e scenderà quando lo riterrà opportuno. Okay. Questo è, ecco, il tubo, facci vedere, sì. È il tubo, sono i tubi dove di solito si introducono, quindi diciamo a tutti, quando si può, di chiuderli in questo modo. Io l'ho chiuso con una schiuma, avendo cura di usare schiume ignifughe sempre, per il rischio di incendi. Però così facciamo in modo che non arrivano all'interno delle nostre abitazioni. Ecco, tra l'altro, come dicevo all'inizio, può capitare anche in città, no? Sono diversi gli avvistamenti di biacchi, soprattutto di serpenti in generale, anche in ambiente urbano, vero? A te capita di essere chiamato? Sì. Sì, a me mi chiamano tantissimo. Noi siamo in città soprattutto dei grandi allevatori di topi. Io lo dico scherzosamente, sì. Ma siccome c'è una grande quantità di cibo, i topolini si avvicinano alle case. Questa è una delle situazioni più a rischio, quando si poda la siepe, anche chi ha dei giardini nel centro urbano delle città, e poi si lasciano così a giacere a terra. La decomposizione dei vegetali genera calore e questo è un attrattivo eccezionale. I serpenti si infilano qua sotto, si mantengono caldi, soprattutto il biacco, e attende il passaggio o l'ingresso di qualche topolino. Io qua voglio dare qualche consiglio: non spostiamo questa vegetazione, queste potature, dopo che le abbiamo accumulate con le mani, ma facciamolo con degli attrezzi appositi. Non mettiamo mai le mani, proprio perché potremmo trovare un biacco o, nella peggiore delle ipotesi, come starete vedendo un filmato, sono venuto proprio a Roma nel giardino di una scuola a catturare niente po' di meno che una vipera. Sì, ti è capitato questo qua che stiamo vedendo ora nel filmato che sta andando in onda ora? È un piccolo biacco, sì, giovane, che hai rimosso, sì,
da una cassetta, sì, delle lettere in particolare. Poi più avanti ci sono, sì, altri recuperi di serpenti, sì, tra cui, lo vedremo tra poco, poi anche un recupero di una vipera all'interno di una... Il recupero della vipera. Di un giardino, sì, questa è una muta di serpente. Li descrivo anche a te, Andrea, che so che non li puoi vedere dal collegamento, quindi sì, grazie, accennavo grazie quello che si sta vedendo. Qui altri biacchi che vanno, sì, avanti. Allora, sì. Questa è un'altra situazione di pericolo che io spesso noto quando vengo chiamato per catturare questi serpenti. Si lasciano materiali edili così in stato di abbandono nei giardini, e soprattutto se poi hanno, ecco, formano addirittura dei ripari. E quando andiamo a rimuovere questi materiali, facciamolo sempre aiutandoci addirittura con i materiali stessi, così, in questo modo, senza mettere le mani dentro, perché si potrebbe essere nascosto un biacco, ma qualche volta in queste situazioni anche una vipera. Anche perché il biacco è innocuo, suo morso può essere magari localmente, insomma, può sentirsi, si possono sentire i denti, ma non è velenoso, non è pericoloso per l'uomo, mentre la vipera ha anche il veleno, sì, quindi se si difende col morso può avere anche dei problemi, diciamo, dal punto di vista della salute. Quindi bene comunque sempre mettere le mani con sicurezza, non metterle dove non si vede, sì, bene, sicuramente. Assolutamente, Emanuele. Poi cos'altro ci vuoi far vedere? Questa invece è una delle situazioni, più comuni, e non, diciamo così, adesso questo è un tavolo, sembra che abbiamo fatto un picnic, ma la maggior parte delle casalinghe, dopo che hanno finito il pranzo, sono solite, o la cena, sono solite prendere la tovaglia, così come faccio io in questo modo, andare sul balcone, sul terrazzo, che magari dà sul giardino, e fare questo movimento così, e scrollare la tovaglia facendo cadere tutto quello che è rimasto sul tavolo, le briciole. Ovviamente non hanno la fortuna che abbiamo noi di avere tutte queste galline che tu stai vedendo che mangiano le briciole, mentre invece dove non ci sono le galline, queste briciole permangono la notte e i topolini si avvicinano a banchettare con queste briciole. I topolini rilasciano delle tracce odorose a terra che formano delle vere e proprie scie a noi invisibili, mentre invece il sistema visivo dei serpenti riesce a individuarle, così ecco che si avvicinano proprio agli ambienti domestici, al centro urbano, per questo motivo. Quindi evitiamo di fare questo, magari raduniamo tutto quello che è avanzato del pasto e mettiamolo nell'indifferenziato, oppure regaliamolo a qualche contadino che lo dà alle galline, come stiamo facendo in questo momento noi. Sicuramente, poi comunque, appunto, nel dubbio, noi abbiamo anche un'immagine doppia in cui si vede la differenza sostanziale principale fra la vipera e il biacco. Questa è una vipera che vedremo, sì, è una vipera dal corno, ma comunque molto simile alle vipere più comuni anche che ci sono in Italia. In questa immagine che chiedo alla regia di mandare gentilmente, si vedono le differenze sostanziali che sono, sì, negli occhi sostanzialmente, è la cosa principale. Sì, è ovvio, importante, che non ci si può sempre avvicinare così tanto agli animali per chi non ha dimestichezza. È importante, soprattutto molte persone, Emanuele, mi chiedono e mi chiamano e mi scrivono e mi dicono come facciamo a riconoscerli velocemente. Non tutti sono in grado di avvicinarsi o di avere il tempo di guardare quest'occhio, che comunque è importante saperlo distinguere. Questa pupilla ellittica, proprio come quella del nostro gatto, fa la differenza tra il biacco e la vipera, cioè la vipera possiede questo occhio con questa pupilla. Ma attenzione, avete visto, sì, il biacco come si è allontanato tonda, velocemente? Esatto. Il biacco ha la pupilla tonda, si allontana velocemente. Allora a volte per telefono dico: tranquillizzatevi, se sei arrampicato non si tratta di una vipera, perché la vipera non è un serpente arboricolo, al contrario di quello che noi pensiamo molte volte, che quando c'è quella credenza popolare che dice che le vipere salgono sugli alberi per partorire i figli. No, in quella realtà, è una credenza popolare, sì. Andrea, guarda, ti devo salutare che è finito il tempo. Mi spiace che abbiamo finito i nostri minuti, per cui dobbiamo chiudere il collegamento, però insomma mi premeva dire le ultime informazioni anche riguardanti, appunto, la distinzione, sì, fra vipera e colubri in generale, compreso il biacco. Grazie ad Andrea Lunerti, grazie a voi e buone esplorazioni. Grazie al nostro esperto appassionato di animali e convivenza grazie, con la Emanuele. Natura selvatica. Grazie, a presto. Allora andiamo buon proseguimento col prossimo documentario.